ci penso io. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in un nostro nuovo video. Volevamo fare un super vlog, anzi un insieme super video. Io, pazzoide, abbiamo anche deciso di mettere a fare vlog al nostro fantastico papà Antonio. Quindi ragazzi, scrivete nei commenti e soprattutto lasciate un like se vi piace vedere super vlog insieme a papà Antonio. Tutti, ecco! Vabbè ragazzi, iniziamo il super vlog con 24 ore passate insieme a... No! Prima l'ho fatto male io, cioè, vi rendete conto che neanche un minuto di video e per ben due volte sono già successi due incidenti? Perché solo nei nostri video c'è real life, vita vera! Vabbè, Andiamo! Ok ragazzi, ho notato che non vi sfugge proprio nulla. Ebbene sì, guardateci, siamo noi sotto forma di cartoon. Quindi volevamo darvi una super novità. Siamo anche sotto forma di disegno o cartoon, chiamateci come volete, perché presto scoprirete un sacco di cose, ma mamma Giulia per il momento non può ancora svelare nulla. Vi prometto che i primi a saperlo sarete proprio voi. No, ma no, Chiara, ma papà Antonio! Ecco, lo sapevo. Un minuto mi sono assentata e già loro iniziano a giocare. Uff! Guardate un po', papà Antonio si sta allontanando per andare a coprire la super macchinina di mamma Giulia. Qualcuno di voi si ricorda di questa macchinina azzurra? Ecco. Vabbè, io ho capito che è un po' vecchiotta, papà Antonio, però distruggermela ammaccando il baule o il cofano non è che... Vabbè ragazzi, io non so come mai, ma ogni volta... Chiara! Basta continuare a dare colpi alla mia macchinina. Da quant'è che non ti fai vedere in un nostro video? Pallino, fatti vedere che stai super bene anche se il ladro ti ha nascosto nella casettina. Bimbi, bimbi, ditemi un attimo. I vostri fan hanno chiesto se voi state bene dopo essersi intrufolato un ladro in casa vostra. Avete da dire qualcosa? Basta, mamma. Niente, Chiara non vuole. Tu? No, non voglio rispondere, tutto bene. Dai, andiamo a giocare a calcio. Ok, dai, pallino, andiamo. Arrivo anch'io. Ok, dai, l'ultimo che... È una cacca molle. No, non una cacca molle, l'ultimo che... Che arriva, perde il posto. Ecco, tutti a saltare sul salta-salta. Ma papà Antonio, non sei troppo grande per saltare? Salto anch'io. Ecco. Guardate la capriola, spostatevi. Andiamo a sbirciare. Uno, due, Aia, aia, mi sono fatto male. Ma cosa stai dicendo? Mica l'ho messo di traverso. No vabbè, è uno scherzo? No Giulia, veramente. Aspetta, ti sei girato il gomito. E ragazzi, forse non è iniziato nel migliore dei modi. Mi sa che papà Antonio si è fatto veramente male al gomito. Vabbè ragazzi, cerco un attimo di capire la situazione. Sì, cerco un attimo di capire la situazione e torno da voi. Ragazzi, dopo due minuti papà Antonio lo vediamo subito alle prese col salta salta. Aveva solo preso una semplicissima scossa al gomito. Mamma, mi sta facendo un salto alle papà. Non sto saltando io, è papà che mi sta facendo saltare. Io non so come mai ragazzi, ma ho sempre amato i vlog insieme a voi. Non so perché, ma era un po' di tempo che non li facevamo. E torneremo a farli, ve lo prometto. Perché condividere la vita quotidiana con voi, super pazzoide, è la cosa più bella. Un momento mi facevi cadere addirittura. Vai, 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 vai. Vai, uno, due, tre. Vai. Uno, due, tre. Diego, vieni. Diego, vieni pure tu. Ovviamente loro stanno preparando tutto quanto per fare una partitella a calcetto. Vedete che papà Antonio sta spostando la porta. Diego, come solito, grida e comanda sua sorella.
E guardate un po', ragazzi, l'avevate già vista la nostra piscina super chiusa. Ma non vi preoccupate che tra qualche mese sarà completamente pronta per essere utilizzata. Va a prendere la palla allora. Va a prendere la palla papà. Non ti spingo. E sì, poi dove ti butto? Lo sai che tra qualche mese riprendiamo di nuovo a tuffarci? Sì. Sei contento? Ma oggi secondo te fa freddo o fa caldo? Freddo. Vero? Secondo me fa più freddo del solito. No, sono congelate. Io faccio il portiere. No, io vorrei che tu ti coprissi il collo. Chiara, ti copri il collo per favore? Bene. Diego. Ah, quindi inizio semplice, io. Semplice. Inizio io. Tre round. Ok. Prima parata. Due. Gol! No, ragazzi, volevo solo dirvi che il nostro cane vuole stare sempre in nostra compagnia, ma a momenti si beccava una pallonata sul suo musino. Oh. Gol! Tocca a me! Tocca a Chiara, ha fatto due gol al posto di farne tre, ma va benissimo. Allora ragazzi, prima diciamo che io ho vinto tutti e tre i gol. Mamma. Quindi io sono a tre e Diego è a due. No, non è vero, nessuno ha visto che hai fatto tre gol, Chiara. Imbrogliona. Dai, papà rara. Oh. No! A due! L'ultimo tiro. L'ultimo tiro tocca di nuovo a Chiara. Para Diego, para Diego. No! Ecco ragazzi, no, vedete? Papà, parli. Vabbè, dai. Sì! Io direi di andare dentro. Andiamo che si congela oggi. Idea! Diego! Oh, amore. Accendiamo il caminetto. E glielo devi chiedere a papi, sai, cucciola. Ma come accendere il caminetto? Lo volete accendere? Sì! Fa freddo, eh? Sì. Fa freddo, ma sei sicuro di accendere il caminetto che non è mai stato acceso? Sì, c'è sempre la prima volta. Ok, scusami, ma come mai ogni volta che le nostre macchiette e macchiettine ci guardano noi dobbiamo fare tutte le cose per la prima volta? Cioè, vi rendete conto che siete sempre i primi a fare le cose insieme a noi? Cioè, hai capito, Chiara, che le nostre macchiette fanno sempre le cose insieme a noi? Vabbè, come prima cosa dobbiamo allora prendere la legna. Andiamo a prendere la legna insieme a papà Antonio. La scelta della legna è una cosa molto importante, vero Diego? Perché bisogna saper scegliere i pezzi di legna giusti. Papà Antonio e Chiara stanno cercando una carriola per trasportare il legno scelto da noi. Ovviamente ragazzi, non avendo mai acceso un caminetto, non sappiamo neanche se effettivamente stiamo facendo la cosa giusta. E soprattutto non abbiamo tutti quanti gli strumenti adatti per accendere. Quindi quasi quasi sapete che cosa abbiamo intenzione di fare dopo. Di andare ad acquistare tutto ciò che manca e ovviamente voi verrete insieme a noi, ma quello lo vedremo dopo se andare ad acquistarlo. Va bene, nel mentre Diego, dimmi un po', questa giornata ti sta piacendo? Sì. Tanto o poco? Tanto. Meno male, guardate qua che spazio gigantesco che i bimbi hanno fuori da giocare, ma ovviamente oggi fa fin troppo freddo, vero Chicco? Fa freddo freddo, difatti stiamo aspettando papà e Chiara che vengono con un contenitore o comunque con qualcosa per portare la legna dentro casa, vero? Yes. Macchiette, macchiette. Macchiette macchiettine, abbiamo una super novità da darvi. Domenica 12 febbraio saremo alla fiera di Bologna, dalle ore 14 ci potrete trovare presso il nostro stand. Vi aspettiamo numerosi! Inizia papà a prenderne due, poi io e poi Diego. Ok, e ovviamente ho notato che ci sono anche la maggior parte i legni di ulivo, che sono quelli che durano di più quando vengono bruciati. Ragazzi, lo sapete che sono strani. Uno va bene? Sì, uno per uno? Due. Cioè, la scelta ho capito che è importante, ma che scegliamo un legno alla volta, cuccioli miei. Domani siamo ancora lì che scegliamo, eh. Io non so come mai, ma amo follemente i vlog.
passare la giornata a fare vita quotidiana, bellissimo. Ovviamente ragazzi, ho lasciato loro a scegliere il legno giusto per accendere il caminetto. Tralasciando loro, volevo chiedervi se effettivamente vi piacciono di più i vlog, quindi vita quotidiana insieme a noi, o vi piacciono più le nostre storie di paura. Scrivetemelo qua sotto nei commenti e soprattutto che cosa vorreste vedere nel nostro canale. Ne dovete mettere tanti, perché non è che tra mezz'ora dobbiamo uscire di nuovo fuori per riprendere Altalegna. Cuccioli, io non so voi, ma secondo me quel legno lì è poco poco. E soprattutto, ma perché la carriola non so dove l'abbiamo messa. Sì, sì, allora papà Antonio, devo dirti una cosa. Essendo che mancano tante cose per accendere il caminetto. Beh, ma è la prima volta che lo accendiamo. Sì, allora mi sa che ci conviene andare. Ma non è la prima volta. No, però insieme noi, io ero piccolina, quasi sempre lo accendeva il nonno Dino. Ok? Adesso c'è papà Antonio. Adesso c'è papà Antonio. Volevo dirvi, se io chiamassi la babysitter, voi state con la babysitter a fare i compiti e io e papà andiamo un attimo a comprare quello che manca? Ok? Va bene, allora andiamo! Ovviamente papà Antonio, che lui è bello forzuto, ha preso da solo la cassetta e ora andremo a sistemare tutto quanto. Ma questo qua cosa serve? E adesso amore te lo spiego. Dai, spiego! Chiara, capisco tutte le tue domande, con calma, ora sta arrivando la babysitter e io e papà Antonio andremo a comprare tutto l'occorrente. Macchiette e macchiettine, i bambini sono a casa insieme alla babysitter e stanno studiando e noi ragazzi ci stiamo dirigendo nel Roi Merlin più vicino per comprare tutto l'occorrente per accendere questa sera il caminetto, quindi come prima volta. Vabbè ragazzi, arrivati lì vi facciamo vedere tutto quanto nel dettaglio. Ovviamente papà Antonio è stato subito preoccupato perché dice: come mai non ti sei messo la cintura? No ragazzi, la cintura c'è sempre rigorosamente, mai camminare senza cintura, mi raccomando. Vabbè ragazzi, un'altra cosa che vi volevo dire, che scrivetemi qua sotto nei commenti se anche voi a casa avete il caminetto e generalmente come lo accendete, perché per noi è la prima volta e sinceramente ho un pochettino di ansia perché non sono capace di accenderlo e non lo so neanche se papà Antonio lo sia. Vabbè, andiamo, scopriamo che cosa serve per accenderlo, lo acquistiamo e poi andiamo ad accenderlo. Ragazzi, siamo appena entrati, andiamo alla ricerca di quello che ci serve. Seguiamo papà Antonio o no? Cerchiamo. Abbiamo chiesto e la corsia, la 9. Vediamo un po'. Accessori. Grazie, e di che? Ciao. Grazie. Ok, allora, Anto, hai preso tutto? Sì. Allora, anche la diavolina, i legnetti. Legnetti, vabbè, un accendino lungo. Sì, ok. Aspetta un attimo, fammi vedere se serve ancora qualcosa. Ah, questo addirittura quello per alimentare il fuoco. Sì, i guanti. Vedi, questi qua sono quelli che possiamo, sì, vedi, lo mettono da per i barbecue, però almeno non ti bruci. Devi vedere se non ti è troppo scomodo. Prendi il legno, prova a prendere un legno. Prova a prendere un legno grosso così. Deve essere abbastanza comodo, eh. Oh, finalmente il mio love, papà tutto. Antonio ha acquistato tutto, meno male. Andiamo in macchina. Sei pronto allora? A prendere fuoco? No, vabbè, non esagerare, dai. Vabbè, andiamo e vediamo se riusciremo a combinare qualche disastro epocale. Ragazzi, tornata a casa, messa la tuta. L'hai preso? Ok, bimbi, se volete venire a vedere, vi faccio vedere cosa abbiamo comprato io e papà Antonio. Sì. Andiamo a togliere tutto quello che abbiamo comprato. Sì, Chiara svuota bene il sacchetto. Ok. Avete comprato? Sì, abbiamo comprato questi legnetti che ce l'hanno consigliati, perché grazie a questi va a in pratica tenere acceso il fuoco sicuramente nella parte iniziale dell'accensione. Questo è cos'è? Un guanto per non bruciarsi quando andremo a mettere la legna. Questo serve a papà. Allora, questi due cosa sono che non ho capito? Sono una diavolina accendifuoco.
assolutamente sono nocive come cose, non annusarle. Anche tu, mi raccomando. Questo. Che significa? Che possono nuocere alla salute. Ma puzza di cavallo. Come puzza di cavallo? Puzza di legno. Accendino, vediamo se funziona. Siete sicuri, ragazzi? Ho paura che noi prendiamo fuoco. Non ho mai visto l'accendino che fa così. Sì, muove. Allora, ragazzi, diciamo che come prima volta non saremo degli esperti accendi fuoco, ma ce la metteremo tutta. Bravissimo, mettiamo tutto quanto bene i legnetti piccolini. Ok, sì, non ne mettere troppi perché sennò si sprecano, secondo me. Stop, possono bastare. Direi che va bene. Io direi che possa andare bene. Ok. Metteremo su di sopra i legni più grandi. E lì sotto, dove vedete già della cenere, che ovviamente è caduta da là sopra, quando metteremo la diavolina. Sì, bravissima Chiara, perché è sceso Babbo Natale e ha fatto sporcare tutto quanto. Ok, ora metteremo i legni più grandi sopra i legnetti piccoli. Ok, Papà Antonio. Che fatica. Secondo me stiamo facendo una cavolata. Io stavo pensando una cosa, ma se per caso noi andassimo a dormire e il caminetto rimanesse acceso, secondo voi possiamo lasciarlo acceso o dobbiamo spegnerlo? Oppure se dovete sapere che io quando ce l'avevo era chiuso, invece questo è completamente aperto. In che senso? Ora completamente aperto. È aperto, amore. Aspettate, aspettate, guardate. Ovviamente abbiamo messo dei legnetti sopra, quelli più facili da in pratica bruciare sotto e sopra quelli di ulivo. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Ma c'è poca diavolina, secondo me. No, no, va benissimo la diavolina. Secondo me dobbiamo aspettare, mettiamo la griglia davanti, secondo me, in maniera che non ci ustioniamo. Ok. E aspettiamo che faccia il suo corso il fuoco. Vediamo se prende bene. Ci vuole più legna. Secondo me devo andare fuori a prendere più legna giù. Vediamo un po', ragazzi. Allora, devo ammettere che la canna fumaria sopra aspira molto bene, perché comunque è normale, ma non c'è assolutamente fumo in casa, quindi sembrerebbe che faccia il suo corso. Vediamo un po', tra qualche minuto si è alimentato bene il fuoco. Allora, Papà Antonio sembrerebbe che abbia acceso il fuoco, stiamo aspettando. Nel mentre lui, mamma, come... Adesso ce l'ho fatta. Non puoi capire che buono perché... Ma ti piace il legno bruciato? Mamma! A me invece... Ma Diego, cioè, posso capire che stiamo accendendo il caminetto, ma addirittura già metterti in canottiera. Mi sembri un po' esagerato, però vabbè. Andiamo un po' a vedere se il fuoco ha preso. Vediamo un po'. Sta prendendo! Oh, finalmente sta prendendo e sembrerebbe che non esca il... fumo, dimmi. In quelli piccoli non prende fuoco. C'è Papà Antonio che ha l'ansia. Vuole aggiungere legna. Oh, vediamo un po'. Aggiungi, se vuoi. Ma aggiungerla. Ma se non ti prendi i guanti. Secondo me ti conviene. I guanti, papi. No. Va bene così, non mi brucio. Aiuto, che ansia. Secondo me dovevi mettere più gas, come si chiama lì sotto? Diavolina, amore, diavolina. Che gas? Diavolina. Secondo me ne dovevi mettere benzina. Benzina, diavolina. Posso solo dirti una cosa, Papà Antonio? Che non si mette mai la legna così, ma si mette dall'altra parte, perché poi i legni, quando si rompono, vengono verso di qua e rischiano di andare sul parquet e prendere fuoco casa. Guai. Onde evitare di far incendiare casa nostra, i legni devono sempre essere che tendono ad andare dietro. Pallino, cosa ne pensi di questo fuocherello? Che ne dici? Ragazzi, mamma mia, che strano. Aveva ragione papà, doveva mettere più fuoco. E adesso, dopo che prenda tutto quanto bene fuoco, fa bene a riempirlo bene di legna. Ma poi la diavolina sotto si toglierà e c'è solo fuoco dove c'è legna? Ma non mi dico. Praticamente sì. Vado a prendere ancora più legna. Ok. Così la tengo qua. Va bene, andate a prendere più legna e io sto qua a controllare. Ragazzi, sono passati praticamente 10 minuti e il fuoco ha preso. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Wow,
Ottima squadra! Ora ci prendiamo una bella tisana. Che dite? Una bella tisanina? Sì, e poi ovviamente un bellissimo film alla TV ci guardiamo, eh. No vabbè ragazzi, voi non potete capire il calore che emana un caminetto in una casa. Cioè, top! E ovviamente loro stanno giocando. E Diego rigorosamente già in canotiera. Tisanina? Tisanina, top. Andiamo! A dopo! Ragazzi, pentolino per fare una fantastica tisana. Stiamo già preparando tutti quanti i biscotti. Papà Antonio sta già preparando tutte quante le postazioni. Prendiamo 4 gusti diversi. Vediamo un po' se qualcuno di voi indovina le tisane e i gusti di chi sono. Secondo voi zenzero e limone? Papà Antonio. Frutti rossi, mamma Giulia. Classici, Chiara e Diego. E voi, il vostro gusto preferito qual è? Nulla, aspettiamo di bere una bella tisana e poi un bellissimo film alla televisione. E ovviamente lo scegliamo insieme. Possiamo anche fare... Mamma, 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 è successo carino, sta prendendo fuoco casa, venite! Cosa? Cosa? Corrente! Il fuoco! No, 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 fuori, fuori, fuori! Fuori! Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Bimbi, state fuori! Che ci penso io! Arrivo! Oh, state lì, bimbi, per favore. Per favore, che sennò dobbiamo chiamare i pompieri. Allora, ragazzi, è successo praticamente un casino. Non abbiamo più controllato il fuoco e praticamente la sala è andata praticamente in fuori. Come dobbiamo uscire fuori? Fuori, fuori, fuori. Cioè, come dobbiamo uscire fuori? Fuori, fuori, fuori. Dobbiamo uscire fuori, ok? Oh mamma mia, ragazzi. Ma il bambino è nudo, non può uscire così. Lo compro io, mi levo la felpa. Dai, veloce, cavolo. Veloci. Aspetta. Oh, ma dai, aiuto, che freddo. Oh, porca miseria, ragazzi. Copriti, non si può. Diego. Non si può. Copriti. Ok, mamma mia. Ma hai chiamato i pompieri, Anto? Sì, l'ho chiamati, stanno arrivando. Oh, mamma mia. Mettiamoci più lontano. Madonna, ragazzi, che puzza di fumo. No, io non ci aiuto, posso credere. Sto girando. Niente, ragazzi. Stanno arrivando i vigili del fuoco e non penso che possiamo più registrare. Ragazzi, è successa una catastrofe. Ci vediamo nel video di domani. Speriamo di riuscire ancora a registrare, sperando di non dover evacuare casa nostra. Ci vediamo domani col prossimo episodio.